Amici di Assaggi Divini, buonasera, bentornati qui dallo studio 1 di Radio Icaro Rubicone con Michele Casetta e Stefano Lauretti, per non parlare stavolta di vino, ma per parlare di qualcos'altro. No, non si parla, anche questa è arte, ma si parla soprattutto di un'arte sempre liquida, che infatti parliamo di birra. L'hai presa da lontano l'arte liquida, mi è piaciuto moltissimo, ma parliamo proprio di birra questa sera, proprio di questa nuova tendenza, no, non è una nuova tendenza, ma di una tendenza che sta prendendo sempre più piede in Italia, quella dei birrifici artigianali. Esatto, e dove abbiamo preso? Dove siamo andati per capire dove sono questi birrifici artigianali? Ah, guarda, non lo so assolutamente, so che mi hai portato e ho detto, oh, stasera abbiamo la casa di cura. Come la casa di cura? Tutto nasce da un giorno che in particolare da una fiera, Beer Attraction, che c'è stata qui a Rimini, e in quell'occasione abbiamo avuto per ultimo modo di conoscere questa azienda che abbiamo felicemente portato qui ad Assaggi Divini. Ma allora vogliamo ricordare comunque che questa, come tutte le altre degustazioni che abbiamo fatto in questi anni, le potete trovare sul nostro sito www.assaggidivini.it. Potete trovare tutte le recensioni di quello che facciamo sul nostro sito, in italiano e in inglese, certo, ma anche su Facebook. Ma anche sui social network come Pinterest, Tumblr e Instagram. Tutti i giorni mandiamo foto da tutte le ci siamo su Twitter? Ah, certo, siamo su Twitter. Ci siamo. Voi creator, voi signori e signori che lavorate con i computer, create un qualsiasi cosa di tecnologico e noi mettiamo ci siamo, il nostro nome. Siamo lì per voi. Bene, torniamo al dunque, torniamo a noi. Vogliamo fare la presentazione, vogliamo mandare la presentazione di questa azienda? Sì, mandiamo la presentazione della casa di cura con la nostra clip e avremo il nostro in onda il Alfredo, che è il mastro medico di questa sera. Mastro medico, andiamo con la clip. Scuola di polizia. Ehi, Homer, sono ha fatto lo scherzo alla regia, c'è cascata. Bellissimo. Niente, c'è cascata, ce l'ha fatta. Magari la rimandiamo più avanti, magari. Bene, allora, parliamo, siamo qua con questa clip, che è venuta un po' tagliata, peccatissimo, la rivedremo. Siamo qui a parlare di birra, siamo a parlare di territorio. Allora, no, aspetta, sì. Voglio farti una... Prima di tutto salutiamo il nostro ospite. Ciao Alfredo, benvenuto qui a Assaggi Divini, che per oggi diventa Assaggi di Birre. Ciao a tutti, grazie per avermi chiamato. Allora Alfredo, il vino sta al territorio come la birra sta a... Alla sete. per noi alla cura, le nostre sono pozioni magiche che diciamo hanno la finalità di far star bene il paziente, che poi è un nostro amico e diventa un modo per interagire la bevanda. Beh, sì, esatto, c'è tutta una chiave di lettura sull'interazione. Io nel frattempo sto molto bene perché sto bevendo la birra di Alfredo. Bene, allora, Alfredo, però il territorio è sempre importante, perché voi di dove vi trovate? Allora, noi siamo in Abruzzo, un piccolo paesino nella provincia di Teramo che si chiama Senarica, 60 anime, che diciamo manteniamo con le nostre birre in vita. Però ecco, il proposito è di mantenerle qualcuna di più, insomma. Quindi la produzione deve essere perlomeno per 60 persone, perché sennò tutti si toccano. Ah, signori, c'è stata un'epidemia, non abbiamo luppolo per quest'anno, la gente si tocca da tutte le parti. Assolutamente, no, assolutamente. Poi comunque ringraziando
la fortuna, ecco, anche magari mettiamoci un po' di bravura, arriviamo un po' in tutta Italia, ecco, a Rimini siamo conosciuti, ma siamo a Roma, in Puglia, Lombardia, Piemonte, per cui ecco, non ci lamentiamo. Allora, diciamo che anche Rimini. Diciamo una cosa, Michele, scusa se ti ho interrotto, sono le birre che mancano, non i pazienti. La produzione c'è, i pazienti non mancano trovare. Assolutamente, non mancano assolutamente, no, ci sono. Vai, dimmi pure. No, dico che avete assaggiato i nostri prodotti, per cui mi sento belli carichi. Stiamo iniziando proprio adesso con il primo, diciamo, con le tre. Mi sono fatto una flebo. Ecco, la consigliamo noi per aprire la via, ecco, come in ospedale quando ti attaccano la prima flebo, quella è di fisiologica, serve per poi mettere i medicinali. E così la nostra flebo è una brown ale di 4 gradi e 3 che serve proprio per iniziare a curare la sete della persona, ecco. Due cose tecniche, due nozioni tecniche su sta birra, che ne abbiamo quattro da fare, quindi due le devi dare. Sì. Allora, questa qui soluzione fisiologica, perché come vedo che appunto Flebo è uno dei prodotti che cambia durante le produzioni, nel senso che fate un lotto, poi pubblicizzate che ne fate un altro con altre cose. Allora, questo sulla Flebo, non sulla Flebo, ma sulla TSO, TSO. Il discorso del cambiamento della materia prima, sì, perché manteniamo fisso il malto pilsner, questa si chiama proprio TSO perché entriamo un po' nel trattamento sanitario obbligatorio che in campo, ecco, di follie viene utilizzato ed è conosciuto. Mm-hmm. Manteniamo il malto pilsner di base e poi aggiungiamo un luppolo, quindi monoluppolo e monospezia, quindi una spezia che secondo noi ci sta bene ogni volta che facciamo l'abbinamento con il luppolo. Attualmente abbiamo fatto circa 13 lotti nel 2014 e 3 lotti già nel 2015 come tipologie. Ma parliamo bene di questa flebo. Questa è una flebo proprio di entrata in ospedale, no? Perché la consideri tale? La consideriamo tale perché quando siamo nati abbiamo prodotto due birre, diciamo la prima nata è proprio la flebo. E l'abbiamo voluta provocatoriamente fare scura perché doveva essere una bionda, però abbiamo detto noi non possiamo fare, diciamo, la birra come la fanno tutti gli altri, quindi dobbiamo fare qualcosa di particolare, di diverso, facciamo la nostra bionda, la facciamo scura, però con una gradazione da bionda, quindi da 4 gradi e 3, bevibilissima, diciamo con una struttura abbastanza esile, non potente, che desse la possibilità di riberla in continuazione, diciamo. Bellissimi profumi comunque al naso. Guarda, io ho già finito, guardati. Sì. Ma non col naso però, mi sembra. No, anzi, ti seguo proprio perché è nata... Il discorso è questo, la birra fredda sì è buona, però ti fa perdere un pochettino tutte le aromaticità che caratterizzano, insomma, una rispetto all'altra. E... sì, però per la verità bere una birra calda è come prendere una ciupa ciupa con la carta, quindi diciamo la verità, io me la voglio sempre fare. Grazie Stefano. No, si può anche fare una cosa di mezzo, perché voi mi insegnate dal mondo del vino che per degustare un prodotto comunque non bisogna avere una temperatura troppo bassa, chiaramente una temperatura troppo alta andrebbe a essere poco bevibile. Bene, adesso siamo entrati in ospedale, siamo passati al triage, ci hanno segnato la nostra malattia e ci dobbiamo curare e ci andiamo a curare. Beh, ci fanno un esame. Ci fanno un esame prima, è vero, no, è vero, prima ci devono fare la diagnostica, andiamo in diagnostica, Alfredo. Quindi... a questo punto la diagnostica la facciamo con la TAC, quindi una bella tomografia assiale computerizzata e vediamo come siamo messi con il dosaggio alcolico. Dosaggio alcolico, vediamo. Io penso che... Allora, già il colore è diverso completamente, no? La prima aveva un colore più ambrato, eccetera. Questa ed era più tranquilla. Qui già la spuma invece è venuta su fuori, bella, bella corposa, mi piace proprio vederla. La TAC? Parliamo della TAC. Sì, esatto. Sì. Sì, la TAC è una saison di ispirazione belga, la brassiamo utilizzando malti pilsner e fiocchi di frumento. Qui sono solo due luppoli però molto caratterizzanti, il Chinook di origine americana
e il Stacy Ace, anche questo, anche se il, diciamo, il progenitore è giapponese, questa tipologia è stata impiantata anche in America ed è una birra, crediamo, molto gradevole, con dei profumi, diciamo, anche di agrumato al naso. Sì. Fresca in bocca, che si lascia bere, intrigante anche nel gusto, in particolare perché non si lascia come le classiche birre un po' di questi colori, essendo solo fresche, pulite, basta. Questa invece ha anche un qualcosa, un retrogusto diverso, sì, il lupolo, delle... lupolo che ti rientra dentro, ma non è prepotente, ti lascia quella sensazione amara che però ti dice aspetta che devo bere ancora per sentire, sì, per capirla. È bella persistente. Grazie. Anche è una bella persistenza, quindi un mi è venuto a dire un vino invece, una birra che si lascia, è interessante, molto piacevole, come dicevi te, guai, più compulsiva, perché mano a mano il grado aumenta, ma però ha questa voglia, questa bevibilità che ti rientra, insomma. Diciamo che poi nel Beer Attraction tutti puntano su questa cosa, no? Il fatto che di essere birre che riescono ad essere sempre belle beverine, molto piacevoli, molto invogliose, capito? E con questa qui, insomma, riusciamo anche a tirare qualcosa di diverso. Bella, è una birra che io sinceramente mi piacerebbe provare con un piatto, con un arrosto. Stranamente faccio fatica io sulle birre, tendenzialmente, perché essendo un conoscitore dei vini vado più sul vino, però è una birra che io me la vorrei prendere con un birra. Io con le polpette, me la vedo con le polpette, una roba incredibile. No, quella dolcezza, quella carne che... piacevole proprio. Io nel frattempo che Michele si è fatto due polpette, io mi sono versato la TSO. La TSO. Che si è messi male, inteso, col TSO. Si è messi male. Vabbè, allora. Se te la sei autoversata, l'avremmo potuto chiamare TSV, quindi trattamento sanitario volontario. Esatto. In questo caso, e questa è, diciamo, la nostra birra di punta, è quella che ci fa conoscere maggiormente. Ci ha dato un sacco di soddisfazioni proprio perché ci dà la possibilità di far vedere che siamo un birrificio dinamico e non statico su quei due o tre prodotti fatti in modo standard ogni volta. No, noi ogni 1200 litri che produciamo sono diversi. Il primo lotto, il secondo lotto non li ritroveremo in giro, se no magari da qualche collezionista che ha qualche etichetta poggiata nel cassetto. E più, secondo noi, ha anche una valenza didattica questa birra, perché avendo il monomalto, monoluppolo e monospezia, ci dà la possibilità di sentire quello che c'è dentro, quindi riconoscere il pilsner, riconoscere ogni volta il luppolo diverso utilizzato e scoprire la spezia che abbiamo scelto per fare l'abbinamento. È un... perdonami se mi permetto, è una birra più facile, cioè di prima beva. No, mi piace proprio definirla così, nel senso che è bella, interessante, sinceramente è quella che preferisco, ti dico la verità, tra le tre adesso, in questo momento, perché è semplice da bere, me ne bevo un bicchiere e mi viene da versarmene dell'altro, mi sbaglio? No, hai perfettamente ragione, hai colto proprio quello che è il successo della birra stessa, cioè quella birra che ti viene voglia di ribere è quella che in effetti è piaciuta di più. Lo riscontriamo veramente ogni giorno. È la pienezza che proprio ti lascia in bocca, una birra quasi che si mastica nel suo essere... Obbligata a bere. E qui ti obbliga a essere bevuta. Parlaci un po' della triple mentre la verso, invece. Sì, allora è l'ultima nata e anche questa ci sta dando grandissime soddisfazioni, forse perché comunque il birrificio ci inizia a far conoscere e la curiosità anche verso nuovi prodotti c'è. La triple arriviamo proprio alla cura, quindi noi, come un po' gli speziali di una volta, decidiamo di fare il farmaco con cui iniziare la cura. È una triple, quindi una birra in stile belga a 8,9 ed è chiaramente un po' più impegnativa rispetto alle altre che avete bevuto.
non so se sì sì la state assaggiando, diciamo, sì. Sì, esatto, stiamo assaggiando. Come nasce praticamente l'idea di creare un Airbnb rispetto a un'altra, cioè coprire uno spazio che magari non avete o vi manca, cioè qual è l'informazione che vi dà, vi dice ok, fate un'altra tipologia di birra? Per adesso vi posso dire che avevamo in mente di fare due birre in stile inglese, e sono state la Flebo, che è una brown ale, e la CSO, che è un IPA. Poi siamo andati sul Belgio, perché comunque è la patria delle birre, e abbiamo fatto una saison e una triple. E adesso poi più là chissà che non faremo qualche birra in altro stile, andando a planare su qualche altra nazione. Proprio domani imbottiglieremo una Russian Imperial Stout che abbiamo trattato circa 15 giorni fa, e quindi già questo ci fa capire che puntate sull'estremo, perché le Russian tendenzialmente sono birre un po' più austere, insomma. Sì, ma anche corpose, avrà circa 10 gradi, è una birra molto complessa, scura, con diversi sentori, dal cacao al cioccolato, liquirizia, un bell'amaro dovuto anche all'utilizzo di genziana, quindi sarà un prodotto veramente importante. Allora, i profumi comunque sono molto più delicati di questa birra, ti devo dire la verità, e sono anche più intriganti. Tant'è vero che me ne sono già bevuta mezzo bicchiere e mi a sono fine serata saremo tutti allegri. Io sarò molto allegro, infatti dovrò stare molto attento al mio mini blu. Però ecco, devo dire la verità, se prima avevo detto che la TSO era la mia preferita, adesso ho cambiato idea. sei un paziente tipo. Io sono un paziente concordo. Paziente tipo, perché a me questa fa impazzire. Io sono nella mia ignoranza di birra, nel senso che bevo assolutamente più vino che birra, però le vine belghe sono le mie preferite, nel senso che io proprio le vado a cercare, e sono andato in Belgio solamente 15 giorni fa, tu lo sai benissimo, sì. Michele, e ho detto non posso ritrovare delle birre belghe qua in Italia, invece me le sono ritrovate, sì. E ti dico, non è una birra belga, è qualcosa di diverso, una birra belga con qualcosa di diverso, no? Diciamo che ha la sonata dolce, che è un po' sostenuta anche dall'alcol, insomma, che la rende molto morbida come tipologia. Mi piace vedere come fosse un vino, perché sostanzialmente ha questo corpo del vino, no? Ed è tranquillamente abbinabile in qualsiasi piatto di una certa struttura. Sì. Quindi è proprio come bere birra, sostanzialmente. Bella birra, devo dire la verità. Grazie. Faccio fatica a trovarci un difetto, ho perso solamente un po' di effervescenza adesso nella fine del bicchiere, ma l'avrei dovuta bere tutto in una volta, come si devono questa bere. Questa qui è bella per persistenza, sempre tutta la struttura di questa birra. Pensi molto, io sinceramente sono degli aromi che faccio fatica a identificare, ma sono veramente tutti veri, belli, corposi, e che riempiono bene anche le narici oltre che la bocca. Allora, Alfredo, queste birre, dove le troviamo? E quanto le paghiamo? Il trovarle c'è già cantina, posso fare pubblicità? Certo, lo devi fare, siamo qui per questo. Cantina della Birra, che è un sito online che sta proprio a Rimini e che le vende, diciamo, sul territorio nazionale. Poi noi ci appoggiamo a un distributore della zona qui nel Teramano, che la distribuisce nei pub, quindi la troverete nei beer shop e nei pub che sono nelle vicinanze anche di Rimini, di Riccione, nella vostra zona. Se invece volete direttamente acquistare dal birrificio, è possibile inviare una email a info@birrificiolacasadicura.com e ci ordinate un cartone omogeneo di un tipo piuttosto che un altro. E voi, siccome siete dei benefattori, non volete vedere la gente soffrire, glielo inviate. Sono molto celeri, sono molto bravi e puntuali, e ti rispondono nell'arco di neanche un'ora, insomma, quindi è bella efficienza. Alfredo, lo sai che siamo in chiusura? Siamo in chiusura. Allora, raccontaci un po' i prezzi, insomma. I prezzi di queste birre. Che cosa vi? E poi scusate, i prezzi. Quanto costano? Ah, il costo. Guardate, la bottiglia 0,33 la trovate meno di 5 euro, quindi tra le 4,50 euro e le 5 la trovate nei bar, nei beer shop, nei locali specializzati. Una per l'altra? Cioè,
uguali come prezzo? Sì, sì, no, 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 i prezzi sono diversi, però ecco, oscillano di 20-30 centesimi tra un prodotto e un altro. Ah, ok, vabbè, più o meno, ci siamo. Sì, sì, sì. Allora, io prima di salutare, appunto la casa di cura, vorrei lanciare, fare un saluto e lanciare la clip finita, completa, così magari, sì, giusto come augurio della birra. niente. Facciamo un saluto, salutiamo i nostri amici per la prossima puntata e mandiamo la nostra clip. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, che sarà sabato prossimo, ricordiamo, sempre alle 6 e 6 e un quarto della sera, quindi non mancate, e vi diamo appuntamento sempre ai nostri social, al nostro sito assaggidivini.it, e seguite sempre i programmi anche di Assaggi Divini su Radio Icaro Rubicone, perché non manca mai. Salutiamo, un saluto ai nostri amici di Radio Punto e Renato Milanese, che ci seguono sempre e ci rimandano e rinviano i nostri servizi sempre nel loro network. Ciao a tutti, salutando voi salutiamo anche Alberto e ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Ciao, alla prossima! Ciao! Non sei scompussolante come quel film, Scuola di Polizia! Ehi, Homer, sono preoccupato per la scorta di birra. Dopo questa cassa e l'altra cassa, c'è rimasta una sola cassa! Ehi, ehi, a tutte le unità! Ehi, siamo a corto di birra! Ehi, occorre birra, tutta birra, a tutte le unità! TV, stiamo di Vivini. Esperando sem fim, 6 e 5, 6 e 5, 6 e 5, esperando.